Amici, buonasera. Buonasera. Buonasera, spero vi sia piaciuta questa intro. Guarda il braccio più tamarro di tutta l'Irlanda, di tutta quanta. Dada, stasera, finalmente, dopo aver provato le cose più commerciali in assoluto, come il McDonald's, la pizza, queste cose qui, andiamo a provare cibo tipico irlandese. Ok. Cosa ti aspetti? Sai come va? Pesce, go-go? Pesce, carne, c'è di tutto, è un po'. E abbiamo scelto un ristorante un po' curato, eh? Forse abbiamo sbagliato qualcosa negli indumenti, però non importa. Mi sembra che arrivo da un after, sì, porco dio. Tu sei in after, veramente. Porco dio. Si chiama The Red Bank Restaurant e dovrebbe servire dei piatti irlandesi, a partire dagli antipasti, primi, secondi, eccetera. Cioè, io ho visto almeno le foto dei piatti, sono molto curati. Un impiattamento quasi stellato, eh? Ah. Sì. Mentre gli scorsi giorni siamo stati in posti un po' più informali, diciamo. Vediamo. Proveremo qualcosa di tipico sicuramente, lo valuteremo e valuteremo anche il prezzo e tutto quello che ne consegue. Oh, buona sgarrata irlandese a noi. Comunque voi vedete il sole, stiamo andando a cena, sono le 8 di sera e il sole è ancora così alto. Abbiamo appuntamento prestissimo alle 19.30, nemmeno mia nonna va a dormire a stavola. Faccio uno spuntino alle 19.30. È assurda sta cosa, siamo costretti tra virgolette ad andare a mangiare così presto perché effettivamente molti ristoranti qui in Irlanda chiudono presto. Questo chiude alle? Alle 21 chiude. In Italia esce alle 21 per cenare. Chiude alle 21, è una cosa assurda e quindi la gente è costretta ad andare a mangiare alle 7:30. E aprono alle 5 tra l'altro. Di pomeriggio. Infatti oggi che eravamo con la guida del trekking, sì, che abbiamo fatto trekking, sì, ci ha detto che la gente mangia anche alle 6:30. Sì, sì, dipende molto dagli orari di lavoro che hanno, ma tendenzialmente lui dice arrivi a casa da lavoro, hai fame, mangi subito. Mangi. Ci adatteremo a questo ritmo alimentare irlandese. Siamo arrivati, abbiamo parcheggiato qui, il ristorante è questo, The Red Bank Restaurant. È un municipio da fuori, sì. Molto istituzionale con queste bandiere, vero? Sembra una banca. Andiamo dentro, vediamo come. Allora, ci hanno fatto accomodare, dietro abbiamo i campi da tennis. Questo è il menù, ragazzi, vediamo. C'è un sacco di roba, fatemi leggere prima e poi vi diremo esattamente che cosa abbiamo scelto perché c'è troppa roba. Allora, il sergente Nathaniel, indeciso tra tutti questi piatti, alla fine ha preso come antipasto Brogan's Beef Fillet Carpaccio, quindi un carpaccio, penso di manzo, non lo so, con una salsa ai mirtilli. Io invece vado di petto di anatra affumicato. Vediamo, secondo me sarà buono, sarà tutto buono. Dopo, sbaglio completamente, lo so, ma vado con queste linguine di mare. Prima carne, poi pesce, vabbè, chi se ne frega. Dada invece va di bisteccazza, questa qui, filetto anche qui. Patate, purè, shallot caramelese, non so che cosa sia. Tipo cipolle caramellate, shallot non so esattamente che cosa significhi. Poi vediamo se ci rimane un po' di spazio per il dolce. Comunque ho cercato shallot e scalogno, quindi scalogno al posto delle cipolle, boh, vediamo. Attenzione perché qui hanno anche dei cocktail abbastanza ricercati. Proviamo questo Ireland's Eden Gimlet per Dadda, mentre io vado di questo Booby Falls gin tipico, questo è il gin tipico irlandese, e anguria. Vediamo. Ragazzi, guardate i cocktail come sono curati. Questo appunto è il mio all'anguria. Guarda che schiumetta perfetta. Oh, Dadda, viva. Entrambi a base gin comunque. Solo gin, sempre. Solo gin. Provalo. Buono. Buono? Sì. Di cosa sa? Tutto fruttato, non sento il gin. Poco si sente. Spero che mi arrivi una botta in testa. Ne prenderemo 10 se non si sente. Qui il concetto del cocktail a cena è una cosa molto sviluppata e a me piace un sacco questa cosa. Buonissimo. È proprio equilibrato, perfetto. Sembra veramente perfetto. Via, amici. Allora amici, è arrivato il piatto e si nota già un impiattamento incredibile. Questo è il carpaccio di Daniele, bellissimo. E guardate la mia anatra con scalogno caramellato, incredibile. Guardate questa salsina, bellissima, non vedo l'ora di provarlo. Forza Daniele, è l'ora di provarlo. Senti come scrocchia. Vieni più vicino. Prova la carne, un po' di parmesan.
Ferricute. Buona? Perfetto. Da 1 a 1? Da 1 a 1, 8. Buona veramente? Sì, poi c'è la salsina, questo dovrebbe essere formaggio... Ah, formaggio... Sì, impanato tipo, un po' fritto, no? Molto buono. Ottima scelta, Daniele. Fammi provare sta anatrella. Non mangio molto spesso l'anatra, però mi piace di base. Si sente fortissimo, annusa. Annusa e basta. Senti la formicatura? Sì. Fortissimo. Proviamola con questa, che non so cosa sia. Very good. Veramente buona. Con la salsa poi, incredibile. Provo anche questa. Anzi, sempre un po' con l'anatra. Guarda che caramellatura incredibile. Con cipolle quelle? Scalogno, penso. Guarda, il gusto è devastante. Veramente buono. Oltre le aspettative finora, quindi... Ottima scelta. Ottima scelta. Dopo abbiamo il piatto principale e secondo me andiamo solo a migliorare questa sera. Volevo provare anche il piatto di Dadda, questo carpaccio col pane. Vediamo. Senza questo non si può. Molto buono. C'è anche una salsina buonissima. Ho finora provate tutte e due, è incredibile ragazzi. Dadda è curioso invece di provare il mio piatto. Senti che robetta. Metti anche un po' di scalogno caramellato. Bravo. Tutto assieme così. Tanta roba, eh? Vero? Le salse aiutano tanto, però... Penso sia la prima volta che mangio l'anatra. Ah sì? Ti piace? Ci sta? Buona. Buona. Veramente buona. Cocktail finiti ragazzi, buoni ma un po' troppo leggeri, eh? A noi piace qualcosa di più strong, infatti adesso ne ordineremo un altro. Allora, ci siamo. Guardate che piattata di mare con cozze, gamberetti, pomodorini. Dadda, coerente sulla carne. Vai, siccome sarà incredibile la tua. Con questa salsina a fianco. Che signore che sei diventato qui in Irlanda. Un vero lord. Vai, vediamo la cottura com'è. Dai, ci sta la cottura. Questa salsina è incredibile, no? Sì? Sì. Prova. Speciale questa? Sì? Buona buona? Dopo me la fai provare. No, glielo compenso. Prova anche la patata lì. Anche le patate sembrano cotte bene, eh? Intanto ci è arrivato un altro gin qua. Thank you. Buono? Buonissima la patata. Anche la patata? Promosso a pieni voti, Daniele. Come? Promosso a pieni voti. Buonissimo. La carne, poi il bello che sopra è... C'è la crosticina sotto... È sotto cotta. Vabbè, l'avevo chiesto un po' più rossa. Sì, un po' più rossa, però vabbè. Se è buono il gusto. No? Sì, dai, fammela provare. Allora, Dada mi ha già preparato il suo boccone, guarda qua. Tutto salsato. Insieme no? No. No. Ma dai, smettila. Mettiamo. E masticala, eh. Tu che mangi giù con due bocconi. Devastante. Però? La salsa, questa salsa è incredibile. È leggermente pepata ed è incredibile. L'avevamo già provata ieri? Sì. Buona. Proviamo la patata. Qui c'è anche questa cosa arancione che mi sono accorto di non aver assaggiato. Ah, ma è la salsa? Sì. Guarda che salsa arancione qua. Cazzo, è buonissimo. Buonissimo, questo piatto è incredibile. Fate proprio un'ottima scelta, veramente buona. Vai con questa impepata di cozze. Guarda che pane. Linguine con misto di mare e cozze. Secondo me saranno buone anche queste. Certo. Vediamo se sanno cuocere la pasta. Incredibile, eh? Daniele, cioè non sto scherzando. No. Incredibile. Devi provare anche questa, anche se hai mangiato la carne. Ma prova. Sì, dai. Vai. Prendi un bel po', prendi anche un gamberetto. Senti?
che sughetto. Ah? Facciamo anche un gambero? Vabbè, prendi il gambero. Carne, pesce. Com'è? Sughetto incredibile. Vero? Madonna. Ragazzi, è buonissima. Ragazzi, poi venite a mangiare in Irlanda. Questo posto è incredibile, veramente buonissimo finora, tutto quanto. Amici, comunque le cozze che abbiamo scoperto essere tipiche, perché le fanno ovunque, sono gustosissime anche queste. Veramente buone. Arrivato il momento del dolce, oggi non ci facciamo mancare nemmeno quello. E andiamo sui due dolci vegani. Per Dadda, chocolate brownie. Per me, sticky toffee and pear pudding. Vediamo. Eccoci qui, ragazzi. Brownie caldo di Dadda. È il mio. È lo sticky toffee pudding. Vado. Vai. Subito, all'assaggio. Subito. Com'è la situa? Sembra incredibile. Sì, anche questo. Anche questo. Ah vabbè, veniamo qua ogni giorno a mangiare dall'Italia. Buono buono. Prova il gelato anche. Dai. Non mangio mai il gelato del brownie. Ah vabbè, provalo. No, non. No, lo lasci lì allora. Sì, lo mangi tu come al solito. Sì. Boh. Che falso che sei. Latte, ma non so cosa sia. Buono o no? Ma il gelato non mi interessa. Ma che cazzo vuol dire? Fa parte del piatto. No, il succo del discorso sì. È questo. Qua c'è la pera dentro. Sì, c'è pera. Ti ricordi dove abbiamo mangiato lo sticky toffee? No. Al ristorante di Gordon Ramsay. Ok. Bollente, buono anche questo. Beh, dici qualcosa in più. Sente la pera un sacco. Cioccolato anche penso. Però quello, il gusto più preponderante è la pera. Ma lo senti che è vegano? Ma vaffanculo. Io il mio l'ho sentito. Sì, è arrivato. Sì. Fammi provare sta roba che non ha un retrogusto di leggerezza. Sì. Mi si attacca ai denti. Non riesco più a parlare. Quello è veramente buono. Il gelato non ha senso. Non serve a niente. No, il gelato ci sta, no. Non tanto come gusto, ma crea dependance. No, crea quel contrasto tra freddo e caldo del dolce. Comunque provamosi anche questi, non so come cazzo sia possibile. Siamo tornati nella nostra dimora. Sono le 10:20, fai vedere un po' com'è. Abbiamo fatto vedere in ogni video, però è sempre bello vedere che il sole è ancora altissimo. Più giorno. Considerazioni sul posto? Questo posto è a vuoto altissimo, io gli do un 9 qua. 9, qua sì, siamo costretti. 8,5/9. 8,5/9, ragazzi, perché ogni cosa comunque aveva un gusto incredibile. Veramente uno dei ristoranti, sì, più buoni. Che c'è da dire che siamo qui da 3 giorni, sì, e ogni giorno che passa diciamo questo, sì, è il più buono. Esatto, è più... però questo a livello proprio... Abbiamo mangiato sempre bene, una cosa che abbiamo notato è che il servizio proprio del ristorante è velocissimo, cioè è organizzatissimo. Veramente. Veloci, finisci una cosa e poi ti portano subito il resto, quindi su quello complimenti. Complimenti. Prezzo complessivo, non lo sappiamo, ringraziamo sempre il turismo irlandese per offrirci tutte le cene. Tutte queste cene. Esatto. Però comunque i prezzi abbiamo visto erano nella norma, diciamo forse un pelo più alti perché gli antipasti erano tipo dai 10 ai 15 euro, i piatti principali, che ne so, 30, però era carne, il mio 20-25, ma era pesce. Però in linea generale ci siamo, no? Sì, sì. Poi vabbè, la carne è incredibile, gli, sì, antipasti anche, ma tu hai mangiato delle linguine. Sì. Aveva un gusto. Ho rischiato perché comunque non sapevo, non avevo mai provato il pesce qua, ma alla fine è stata veramente una giocata pazzesca. Oh! No! Grazie Daniele. Grazie a te per avermi accompagnato in questa cena quasi stellata, ma irlandese, sì, sì. Ragazzi, scrivete qui sotto le vostre considerazioni su quello che avete visto, su quello che abbiamo mangiato. Noi vi salutiamo, vi ringraziamo, ci vediamo prestissimo con altrettanti contenuti. Adios e hasta luego.